Una nuova assemblea pubblica a Bagnoli per discutere collettivamente e confrontare i diversi punti di vista sul piano di trasformazione urbanistica dell'ex area industriale e della linea di costa da Coroglio a Pozzuoli. Un'assemblea molto partecipata che ha espresso una netta opposizione al cosiddetto Sblocca Italia, il decreto del governo Renzi che sottrae al comune di Napoli le scelte su Bagnoli per assegnarle a un commissario governativo. Siamo arrivati al punto in cui le forze che in questi anni hanno remato contro il piano urbanistico, contro la bonifica per la speculazione, in primo luogo la proprietà fondiaria, le banche, gli enti finanziari eccetera, hanno la loro grande occasione con lo Sblocca Italia per calare come avvoltoi su questo territorio e promuovere quello che abbiamo sempre voluto, cioè la speculazione sul litorale, un grande porto, tutto quello che era scritto nelle versioni precedenti del decreto e che è scomparso per pudore nella legge approvata. Un decreto ora legge che in toto si inserisce in continuità col Jobs Act, col piano Lupi, insomma con le politiche di devastazione, di sfruttamento, di licenziamenti, cassa integrazione, precarietà sociale ed ambientale di questo governo, e i cittadini di Bagnoli hanno capito bene di doversi mobilitare e di alzare la testa. All'assemblea sono intervenuti il sindaco De Magistris e l'assessore all'urbanistica Piscopo per esporre le linee guida del piano elaborato dal comune e raccogliere opinioni e proposte da parte delle associazioni e dei comitati del territorio. Siamo qui oggi in questa sala proprio per un confronto sia sulle scelte sia nel merito politico di quelle che riguarda soprattutto le grandi opere di trasformazione, la visione di città, e dunque la città dimostra ancora una volta di non voler cedere allo Sblocca Italia o almeno a un punto di vista unilaterale del governo, mostrando di decidere per se stessa quello che, ecco, per quanto riguarda poi le trasformazioni del proprio territorio. Il futuro di Bagnoli lo decidono i napoletani, chi è stato eletto democraticamente, e poi essendo un sito di interesse nazionale, d'intesa anche con il governo, ma senza commissariamenti e senza mani sulla città. E siamo fiduciosi perché a distanza di mesi il commissario non è stato nominato. E forse non sarà nominato? Questo non dipende da noi, per noi non ce n'è assolutamente bisogno, stiamo qua per discutere insieme ai cittadini un piano condiviso da presentare al governo e non c'è bisogno del commissariamento, ci sono i poteri ordinari. Dobbiamo trovare una condivisione, non è facile perché Bagnoli come Napoli è fatto di tante idee diverse, un pluralismo che io amo. Il compito di un sindaco è trovare la sintesi, ma mi piace molto ascoltare anche le critiche, quelle più serrate, purché costruttive. C'è secondo me un buon clima a Napoli, nel senso c'è la volontà di esprimere una posizione che tenga conto innanzitutto della volontà di chi ha sofferto tanto in questi anni, che sono i cittadini di Bagnoli. Fra i punti qualificanti del piano comunale, la rimozione della colmata e la bonifica dell'intera area, che secondo il comune dovrebbe essere effettuata a carico dei soggetti responsabili dell'inquinamento. La prima battaglia è perché lo Stato risani queste aree, le restituisca alla collettività e poi si possano attuare le strutture previste dal piano urbanistico, anche con alcune delle modifiche proposte dal Comune, rispetto a cui, ripeto, alcune possiamo anche condividerle, altre ci sembrano piuttosto pericolose. Noi pensiamo che Città della Scienza debba essere trasferita con tutti gli altri volumi dall'altra parte della spiaggia, come prevede il piano. Pensiamo che non ci sia bisogno di un porto, pensiamo che non ci debba essere nessun incremento di cubature e che il Parco Verde, se ben disegnato, la spiaggia possano essere i grandi attrattori di quest'area, portatori sia di vivibilità per il quartiere e per la città, sia soprattutto di un nuovo sviluppo economico.